falda di un calamaro, una falda di calamaro, un calamaro tagliato a metà, abbiamo ricavato un mezzo filetto, lo avviliremo su una purea di fave, questa è una fave secca, e poi lo accompagneremo con un pezzo di basilico, un pomodorino marinato e scopriremo il calamaro. Quindi il calamaro va completamente schiottato nel mondo. Intanto lo chef Michelangelo del Monte si occupa di scottare il calamaro, così come indicato dallo chef Antonio Milio Bartoni. Cosa andando a scaldare l'olio in padella con del rosmarino? Infatti, proprio sta poco calamaro scottato al rosmarino. Ecco, con il taglio il taglio che abbiamo praticato la parte interna, la parte più morbida del calamaro. Vuole che una volta a contatto con lo caldo si crea. Si attorcino su se stesso quando la temporità è stata più vicina. C'è qualche consiglio che possiamo dare ai nostri spettatori per essere particolarmente in questa fase? Sì. Per esempio la temperatura, l'olio deve essere forte. L'olio sì, l'olio deve essere caldo, perché altrimenti il calamaro non reagirebbe, non si attorcinerebbe. Una volta la temperatura è giusta, ottenere quell'effetto, si deve attorcigliare. Si deve fare una telecamera, ma che tira anche molto veloce, perché una volta aspettato da una parte o dall'altra, può essere anche direttamente naturalmente. Cioè, se sì, è presto. Certo. Naturalmente, potrebbe, come vedete già, quindi, naturalmente prenderà anche il gusto, non si può rinforzare. Naturalmente, c'è un frutto. Diciamo 5 minuti, in modo che si rostra bene. Fa andare su un lato dall'altro. Deve avere proprio una cottura, diciamo il senso, non a posto, giusto? Oppure quella cottura è una cosa di fatto. Sì, non deve essere fatta, ma perché non posso non poterlo. Appunto, la temperatura si riuscirà a questo stesso. Adesso tra l'altro sono anche tutti i libri caldi che sono stati fatti dalla parte sono fatti apposta per anche questo può essere un trucco come dire da ricavare attentamente a casa perché una volta pronto il calamaro una volta pronto pure la vitale possiamo andare a comprare un po' di piatto vediamo adesso che noi andiamo a importare questo calamaro. L'hai chiamato, come l'hai chiamato? Calamaro scottato al rosmarino. Al rosmarino. In realtà c'è anche, vedete, una base con una pavetta. La pavetta è anche, vuol dire, una ricetta che ormai è una tradizione. Cerchiamo sempre di capire, diciamo, della nostra terra. Ecco, sono la nostra cavaliera classica, la cavaliera del sud. È messa una nostra chi può freddo, con le ricette, l'acqua fredda, se si vuole ricordare un po' di verdura, se non pare che si voglia. Una volta portata a cottura per avere una consistenza molto polenta, quindi a pieno, quindi come, diciamo, come una purea, l'importante è che quando si va a frullare non ci sia troppo acqua all'interno della pentola. Ecco, quindi la nostra purea è pronta e abbiamo il nostro spettacolo. Michelangelo lo ha anche chiuso con un pochino di bambù. Possiamo procedere quindi di prepararlo assolutamente. Prego. Senti, Antonio, è un po' una tendenza che è diventata una tendenza quella di vivere nelle cose, di sapere che si sente che comunque le pari strade, comunque le strade, ovviamente parliamo di ristoranti, insomma, non c'è tendenza. Mangiamo il nostro calamaro. Già così, è bello, assolutamente. Abbiamo un pomodoro bellissimo. Un pomodoro marinato, se è fresco, tagliato da bambini. Ci sono anche un cibo di fretta. Questo è un pesto di basilico. È bello anche. Thank you.
stata raffreddata e passata al mezzo della matematica. Il dato è pronto, quindi dalla cucina della masseria semplice a sogno con Michele Antonio Durante, vi do appuntamento a domani. Grazie a te. Dobbiamo dare una risposta perché è arrivato un sms, siamo qui anche per questo, in cui qualcuno che non si firma dice, è scandalo, lo dico perché non abbiamo problemi a farlo, è scandaloso, l'acido in estate non si usa. Sabrina. Non c'è nessun problema, mi aspettavo una osservazione di questo tipo, ma io senza alcun problema ribadisco che si può utilizzare l'acido glicolico anche in piena estate. Ad una giusta percentuale su una pelle sana noi possiamo operare sempre. Il segreto è utilizzare un adeguato fattore di protezione dopo un trattamento al glicolico, ma questo non ci esonera dal poterlo fare. Lo metto per iscritto. Possono essere comunque alla fine delle scuole di pensiero, voglio certo, dire, io non è la mia materia, quindi non mi azzardo a mettere lingua, però se una professionista, diciamo, si espone nel dire, nell'affermare una cosa del genere, forse qualcosa di vero ci deve essere. Sicuramente mi prendo le mie responsabilità. Qualcosa di vero ci deve essere, però va bene, può essere anche, ribadisco, una scuola di pensiero, quindi una maniera di eseguire determinate cose in un modo e poi magari un'altra scuola di pensiero che dice che forse d'estate magari è meglio evitare. Abbiamo dato la risposta alla certo. nostra amica, comunque lo abbiamo fatto, e vediamo qui invece la parte finale, quindi questo massaggio finale, Sabina, velocemente, che non abbiamo più molto tempo. Certo, la fase conclusiva comprende sempre la fase di riequilibrio di cui parlavamo prima, riequilibrare la nostra pelle, la riequilibriamo correttamente anche con un adeguato massaggio che rilassa, distende i tratti del viso e contemporaneamente fa penetrare in profondità i principi attivi di riequilibrio sulla nostra pelle. Bene, allora con questo io ringrazio la nostra amica Sabrina e Nadia che si è prestata, ringrazio ovviamente la Total Look e le amiche che hanno mandato i loro sms, grazie ancora per farci sentire la vostra presenza, non soltanto con le domande ma anche con i complimenti, ecco, ogni tanto lasciatemelo dire perché arrivano anche quelli. L'appuntamento sempre in diretta è domani alle più o meno 7:15, subito dopo la rassegna stampa. Domani apriamo un nuovo capitolo con una delle materie di cui si sente particolarmente parlare in questo periodo, l'osteopatia. Che cos'è, come si tratta, che chi è un osteopata? Chi è un osteopata, che cosa fa, come tratta? Beh, insomma, è un altro argomento che secondo me vale la pena di affrontare. Poi avremo i nostri amici a quattro zampe. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro come sempre fortuna, mari tranquilli, buoni amici e buon voyage nel mare della vita. Ci vediamo domani, mi raccomando, non mancate. Arrivederci. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine. Questo programma è stato offerto da Pasta Riscossa, la tradizione italiana dei primi dal 1902.